grande dello stadio comunale di Torino. Tutti gli stadi importanti hanno queste cabine collocate così in alto perché si può vedere meglio lo svolgersi del gioco. Da queste cabine centinaia di volte vi è arrivata la voce dei radio e telecronisti che commentano il gioco e giudicano i giocatori. Quante volte avrete sentito, non so, il dottor Carosio dire: Boniperti è solo davanti al portiere, tira, sbaglia completamente. Il pubblico pensa magari che in quell'occasione era più facile fare il gol che sbagliare. Invece la verità è che magari uno è stato toccato, io sia stato toccato da un avversario, la palla è balzata male, o per altri motivi. Ragazzi, venite a vedere qui sopra. Guardate da questa altezza qui. La distanza è evidente e anche lo speaker tante volte non può giudicare perché il giocatore sbaglia. Il giocatore tante volte è pressato, la palla arriva male o la palla balza male, quindi la colpisce male. Il più delle volte è così, tante volte però è anche perché si colpisce male la palla. La lezione di oggi tratterà proprio questo argomento, come calciare la palla. Ve lo insegnerà un nostro grande campione, Silvio Piola, che voi tutti conoscerete. Silvio Piola calciava la palla indifferentemente di destro e di sinistro. Cercate anche voi di imitarlo, perché se un giocatore ha, come si dice in termine calcistico, tutti e due i piedi, ha molta più facilità di giocare al football. La palla appunto si può colpire di shoot, di taglio, di tacco. Guardate bene Piola e imparate. L'amico Ferrari vi ha illustrato la maniera di fermare il pallone, di arrestarlo. Entrati in possesso di questo pallone, cosa ne facciamo? Dobbiamo per forza calciarlo in una direzione voluta, sia a un compagno e a un bersaglio. Cosa pretendiamo noi da questo calcio? La massima precisione ed eventualmente, cioè, secondo cosa vogliamo fare, anche la potenza. Abbiamo diversi modi di calciare questa palla. Incomincerò con l'interno del piede. L'interno del piede non ci consente un calcio potente, ma in compenso ci consente una maggior precisione. È la parte più grande del piede, cioè la base metatarsale dell'alluce, malleo l'interno e calcagno. È uno dei calci più facili, posizione base di questo modo di calciare. Prima di tutto, bilanciamento del corpo, cioè braccia in fuori, gamba portante a 20 cm sulla laterale del pallone, piegamento del ginocchio, la gamba portante in questo caso calciando di destro è questa, sinistra. Gamba calciante, in questo caso è a destra, questa. La posizione della gamba calciante ruoterà all'esterno, sia la punta, ginocchio e anca di 90 gradi rispetto alla direzione della palla. Questa è la maniera. Mentre nello stop le articolazioni sono rilassate, nel calcio vengono irrigidite, specialmente alla base della caviglia. Bisogna colpire il pallone nella parte centrale, nella sua parte centrale, perché noi se la prendiamo sulle laterali o sopra o sotto, questo pallone non andrà nella direzione voluta, ma dalla parte opposta. Ecco il calcio interno piede colpito nel modo giusto. La posizione della gamba e del piede calciante è perfetta. Imparatela. Rivera è uno dei nostri giocatori più qualificati. Proprio per questo l'abbiamo pregato di eseguire gli esempi più elementari. Una serie di calci con l'interno del piede. Questo l'abbiamo fatto perché voi ragazzi comprendiate quanto è importante questo tipo di calcio che sta alla base di tutta la tecnica per colpire la palla. Rivera lo sa questo e si è adattato volentieri. E con scrupolo esegue il movimento per darvi il modo di vedere esattamente qual è la posizione del piede calciante. Questo modo di calciare viene usato tutte le volte che si vuole ottenere con sicurezza un passaggio o un tiro estremamente preciso.
Infatti Marchesi, il mediano della Fiorentina, specializzato in calci di rigore, vi fa vedere come il calcio di interno piede può essere usato persino per il tiro di maggiore responsabilità per un calciatore, il calcio di rigore. La palla, secca e precisa, si infila ad una spanna dal suolo nell'angolino basso della rete. Imparabile. Dopo aver illustrato il modo di calciare con l'interno del piede, ora illustrerò il modo di calciare con l'interno collo. L'interno collo è quella parte interna dell'osso mediale che va alla base dell'alluce al malleone interno. Mentre nel calcio interno piede, noi il pallone l'abbiamo frontale, noi siederemo nella posizione frontale. Nell'interno collo noi ci sposteremo a sinistra se calceremo di destra e a destra se noi calceremo a sinistra. La rincorsa è di 4-5 metri, passettini corti, all'ultimo però deve essere come un balzo. Il piede leggermente flesso, ginocchia rilassate, la posizione del corpo che è molto interessante. La spalla deve essere piegata in avanti. No, queste non sono le gambe di Piola. Sono le gambe di Milani, che vedete pazientemente fermo per darvi la possibilità di osservare bene qual è la posizione perfetta in cui si deve trovare il corpo per calciare con l'interno del collo del piede. Nel movimento risalta l'azione delle braccia, che danno a tutto l'insieme dell'esecuzione un equilibrio e una stabilità perfetta. Milani, il cannoniere dello scorso campionato, anche nel fare questi esempi mette in evidenza la violenza del suo tiro, dovuto soprattutto ad una coordinata ed armonica maniera di calciare. Se noi vogliamo fare un tiro parabolico e arrivare al bersaglio per una strada più lunga, la posizione del giocatore rispetto al pallone cambia, e cioè il corpo non sarà più piegato in avanti ma leggermente indietro, e anche la gamba portante non sarà più parallela al pallone ma molto indietro. La gamba calciante non colpirà nella sua linea centrale ma sotto la linea mediana. Ecco la posizione giusta. Come potete vedere, la posizione indicata da Piola permetterà al suo piede di colpire il pallone giusto sotto la linea mediana, cioè tra la circonferenza massima della palla e il terreno. Ora, attenzione, più noi vogliamo alzare la traiettoria del pallone, più dovremo colpirlo verso il terreno, cioè più andremo sotto a colpirla e più la palla andrà in alto. Guardate come e dove il piede di Piola colpisce il pallone. Approfittiamo ora di queste immagini per imparare qual è la giusta posizione di tutto il corpo per effettuare questo tiro con l'interno collo. Guardate la posizione di Piola. Dalla punta del piede sinistro, appoggiato saldamente al suolo, fino alla punta della mano sinistra, essa è piena di slancio e di equilibrio. Il busto piegato in avanti e la testa bassa compensano perfettamente la gamba destra sollevata indietro. Dopo il tiro, la gamba che ha calciato continua nello slancio e tutto il corpo segue questo movimento staccandosi dal terreno e compiendo un piccolo volo in avanti. Piola ha calciato palloni fermi. Adesso vedremo usare questo tipo di calcio con la palla in movimento. Quando la palla è ferma è facile calcolare istintivamente a quale distanza la gamba portante si deve piazzare per permettere alla gamba calciante di colpire giusto. E con la palla in movimento la cosa si complica, perché nel tempo impiegato dal giocatore nell'alzare indietro la gamba per calciare, la palla continua a muoversi e si allontana. Perciò, contrariamente a quello che si fa quando la palla è ferma, si dovrà appoggiare il piede che sostiene il corpo sempre vicino alla palla, di modo che la stessa al momento del calcio si trovi alla distanza giusta. Questa è la dimostrazione dell'utilità impartita del calcio interno collo colpendo la palla sotto. Essa ci viene data da Amrim, il fuoriclasse della Fiorentina, con una serie di passaggi dalla linea laterale verso la zona centrale del campo. È un tiro molto usato dalle ali per superare con traiettoria alta i difensori avversari e servire i compagni. Comunemente questo tiro si chiama cross.
Il calcio interno collo si usa anche per battere i calci d'angolo. Ne vediamo alcuni effettuati da Corso, l'ala sinistra dell'Inter. Siccome si tratta di colpire una palla ferma sul terreno, possiamo notare ancora una volta la posizione del calciatore. È come Piola l'ha descritta. Le gambe specialmente sono a posto. Piede portante, distante dalla palla. Gamba portante, flessa leggermente. Gamba calciante che dopo il tiro segue la traiettoria della palla. Questo tipo di tiro viene usato anche per battere dei calci di punizione. Lo vediamo fare dallo Iacono. Però per la prima volta vi presenta qualcosa di nuovo. Il calcio di punizione tirato con l'interno del collo del piede, ma con l'effetto. E questo il calciatore lo tiene colpendo la palla sempre sotto la linea mediana, cioè in basso, ma verso l'esterno. Inoltre, per raggiungere meglio il risultato voluto, lo Iacono parte spostato molto lateralmente rispetto al pallone. Risultato? Sembra che la palla debba andare da una parte, invece, compiendo una traiettoria molto curva, va a finire dalla parte opposta. E adesso analizziamo il modo di calciare di un altro specialista in tiri di punizione. Cervato, il difensore della SPAL, un giocatore serio e generoso, che decine di volte anche in maglia azzurra ha portato la sua squadra alla vittoria grazie ai suoi micidiali tiri dal limite dell'area di rigore. I tiri di Lo Iacono erano tiri, diciamo, astuti. Questi di Cervato, anche se leggermente carichi di effetto, sono più potenti. Da notare la lunga rincorsa del giocatore e lo scatto violento con il quale Cervato quasi si avventa sulla palla, senza però perdere la giusta posizione del corpo. Osservate come dopo aver calciato, Cervato segue per aria, continuando nello slancio la traiettoria della palla. Il segreto della potenza del tiro di Cervato, oltre che nello slancio della gamba che calcia, risiede appunto nel fatto che nel calcio dato alla palla viene concentrata anche la forza d'urto di tutto il corpo. Ne risultano dei tiri eccezionali. Questo tiro viene usato anche da alcuni specialisti in calci di rigore, come il caso di Mora, di cui possiamo osservare la compostezza del movimento secondo quanto spiegato da Piola. Come vedete, ragazzi, tutto il segreto per la buona riuscita di un movimento sta nell'eseguirlo bene. E voi avete potuto, con tutti questi esempi, imparare qual è la giusta posizione per tirare un calcio con l'interno collo del piede. E questo è il calcio col collo del piede. Cioè, in parole povere, quella parte del piede coperto dalla lacciatura della scarpa. Con questo calcio noi possiamo arrivare a una distanza massima, in quanto la direzione di rincorsa e lo slancio della gamba sono orientate nella direzione del pallone. La posizione è questa base principale, la solita rincorsa di 4-5 metri, la gamba portante a 5 centimetri. Il corpo piegato in avanti e il ginocchio per ottenere un tiro secco, cioè arrivare al bersaglio per la strada più breve, noi porteremo il ginocchio sopra il pallone, cioè la gamba calciante, in questa posizione. Ora farò vedere un calcio con piede collo. Alcuni esempi di calcio pieno collo realizzati da Cervato. Lo stile è insuperabile, il dinamismo, la posizione perfetta del corpo, la rincorsa piena di violenza e il gran balzo a seguire la palla dopo il tiro sono tutti elementi che devono fermare la vostra attenzione, perché solo calciando in questo modo potrete, con il calcio di collo pieno, far rendere al massimo la vostra potenza. Vi consigliamo, per le prime volte che vi addestrerete in questo tiro, di farlo calciando un pallone sospeso a mezzo di uno spago ad una spanna dal suolo.
Vi abituerete così a colpire il pallone nel punto giusto, senza correre il rischio, che all'inizio corrono tutti, di colpire il terreno con la punta del piede e di farvi molto male. Ed ora parliamo del calcio esterno-collo. L'esterno-collo che parte dalla base dell'articolazione delle piccole dita al malleolo esterno. La posizione base, qui è molto importante la gamba calciante, che dovrà ruotare sia dalla caviglia, ginocchio, anca internamente. Guardando queste esecuzioni di Piola, vi spieghiamo come si deve prendere la rincorsa. Se per il calcio con l'interno collo, come avete visto, il giocatore quando calcia di destro parte stando a sinistra della palla, per questo modo di calciare dovrà partire stando leggermente spostato sulla destra. Continuiamo, conservato, l'analisi del movimento per farvi notare un dettaglio importantissimo. Il comportamento della gamba che calcia, la quale deve ruotare portando la punta del piede all'interno. È inutile sottolineare ancora una volta lo slancio che deve concludere il tiro. Questo slancio è chiaramente visibile nella esecuzione di Cervato. Lo Iacono esegue una serie di tiri con l'esterno collo pieni di effetto. È un po' la sua specialità, questa dell'effetto. Adesso osservate come parte lo Iacono rispetto al pallone. Egli, per calciare di destro e imprimere alla palla una traiettoria d'effetto verso la sua destra, parte stando molto a destra della palla. Poi la colpisce verso la parte esterna sinistra. Forse sembra un po' complicato, ma le immagini vi aiuteranno a capire. Guardate attentamente. Questo modo di calciare viene usato moltissimo in partita per passare la palla lateralmente ad un compagno senza cambiare la direzione della corsa. Mentre Schiaffino esegue dei passaggi, possiamo notare il comportamento della gamba calciante. Esso è diverso da quello che la gamba calciante compie quando con l'esterno del collo del piede si vuole ottenere un tiro forte e frontale. Noterete infatti che per aiutare il cambiamento di direzione alla palla, non solo il piede colpisce di esterno, ma la gamba stessa compie un movimento laterale esterno nella stessa direzione in cui viene mandata la palla. Noterete che anche Altafini compie con la gamba lo stesso slancio verso l'esterno che abbiamo avuto modo di farvi osservare prima guardando Schiaffino. È bene tener presente che questo modo di calciare non consente un tiro forte e lungo, quindi viene usato per realizzare passaggi corti e precisi. Questo è un tipico modo di passare la palla usatissimo dai calciatori sudamericani. Schiaffino ed Altafini, con l'esecuzione perfetta che avete visto, denunciano chiaramente la loro origine.
Sinora vi ho parlato dei modi di calciare con palloni da fermi o rasoterra. Naturalmente nel calcio la cosa non finisce qui. Noi abbiamo delle palle rimbalzanti da lato, da qualunque altra posizione e vogliamo calciarle. Vediamo per esempio delle palle rimbalzanti, cioè tra salto volo, e vogliamo calciarle. Qui vi sono ancora i quattro modi. Per esempio, pallone per favore. Ecco un calcio interno piede, palla rimbalzante. La posizione base è la gamba portante leggermente piegata al ginocchio. La gamba calciante è ruotata in fuori e all'arrivo della palla noi schiacceremo questa palla appena avrà rimbalzato sul terreno. Ancora una volta, prego. Abbiamo poi l'alto con l'interno del collo. Qui la palla sarà spostata leggermente sulla nostra destra. Abbiamo poi il collo pieno, frontale. Molto importante la gamba portante che deve schiacciare per terra. Vediamo un po' con l'esterno collo. David, il terzino del Milan, esegue questi esempi di calcio volo con l'interno e con il collo del piede tenendo il corpo all'indietro. Questo porta come conseguenza che il pallone si alza. David però lo fa volutamente, perché glielo abbiamo chiesto noi, per permettervi di meglio vedere in quale istante il piede colpisce il pallone, cioè subito dopo che ha toccato il terreno. Questa è una maniera di calciare usata soprattutto per schiacciare verso terra palloni provenienti dall'alto. Per ottenere questo risultato basta modificare la posizione del corpo nell'attimo in cui si effettua il tiro, cioè basta piegare il busto in avanti anziché tenerlo all'indietro. Cervato, in queste esecuzioni effettuate con l'esterno collo del piede, calcia la palla con traiettoria radente tenendo il busto piegato in avanti. L'ideale nel calcio sarebbe fare le cose svelte e bene, si avrebbe il perfetto. Ecco quindi che noi dobbiamo calciare anche le palle in volo, sempre per far svelto. Se arriva una palla frontale e dobbiamo indirizzarla nella stessa posizione che è venuta, ecco che colpiremo il volo col calcio pieno collo. Per favore, una palla. Se arriva da lato, l'ideale sarebbe, se viene dalla parte sinistra, colpirla col piede opposto. Questo ci permette di osservarla maggiormente perché ci passa davanti e il piegamento della gamba calciante sarà molto più ampio, così il colpo sarà più forte. Vediamo? Vediamo a sinistra, per favore. Viola vi ha spiegato come si calcia. Ma durante una partita, quando si deve usare un modo di calciare piuttosto di un altro? A questa domanda non possiamo darvi una risposta. La risposta ve la daranno al momento opportuno il vostro istinto, il vostro intuito, il vostro talento. Noi possiamo solo raccomandarvi di assimilare nel modo migliore la tecnica dei vari modi di calciare il pallone. Questo lo potete ottenere soltanto con un costante addestramento. Se è vero che campioni si nasce, è anche vero che, avendo nelle attitudini, buoni calciatori lo si può diventare con l'applicazione e la volontà, con la passione e la serietà. Sono queste comunque le doti morali che, campione o no, un buon calciatore deve possedere a completamento delle sue doti fisiche e tecniche. Guardate com'è armonioso e piacevole lo stile di Rivera. Però non è questo soltanto che fa di lui un giocatore amato dal pubblico, ben voluto dai compagni, stimato dagli arbitri e dai tecnici. Sono soprattutto le sue qualità morali. E voi, ragazzi che iniziate, è bene che oltre alla tecnica impariate subito anche questo, se volete un giorno, divenuti campioni, rimanere vivi nel ricordo e nella simpatia del pubblico,
come lo sono quelli che oggi vi insegnano a muovere i primi passi sul campo di gioco. Ferrari, Piola, Boniperti. Cari amici, questo è il sogno di ogni giocatore, grande e piccolo, far scuotere questa rete. Vi ho illustrato i modi di calciare, sommariamente. Ora dipende da voi altri. Ci vuole molto costanza e passione. E se vedete purtroppo che vi annoiate su questo campo, non è pane per i vostri denti, lasciate perdere. Ferrari vi ha fatto vedere un attrezzo, la forca, ottimo per l'addestramento. Anche i muri di casa può servire, un muro rotto, basta che calciate avanti e indietro, dovete mai perdere di costanza. Noi per ora ci lasciamo e ci vediamo alla prossima settimana. Anche questa volta Boniperti ha scelto i vari esempi di tecnica applicata fra le immagini che ricordano i momenti più importanti vissuti in Cile dai calciatori partecipanti ai mondiali. Si tratta di esempi ad alto livello, tecnica individuale ai campionati del mondo. Italia-Svizzera 3-0. Calcio di interno piede di Salvadore, interno collo di Pascutti. Poi Robotti calcia ancora con l'interno del collo. Salvadore passa con l'interno piede, mentre Pascutti passa con l'esterno piede. Riceve Sormani. Prende Sivori che conclude tirando verso la porta con l'interno collo del piede. Azione di Sivori. Bel passaggio tra gli avversari con l'interno del piede. Mora rasenta il palo con un tiro di interno collo. Azione di Sormani e tiro pieno collo. Rete di Mora con tiro violento di pieno collo. Gol di Bulgarelli che tocca il pallone con l'interno del collo del piede. È il terzo gol, il secondo l'aveva segnato Sormani. Italia-Germania 0-0. Rivera tira in porta con il collo pieno del piede. Schenilger, terzino sinistro tedesco, calcia con l'interno del piede. Calcio di esterno piede di Sealer. Poi una serie azzurra di bei passaggi. Losi con l'interno del piede a Radice. Radice con l'interno indietro. Losi ancora. Calcio interno collo di Radice. Palla a Losi. Calcio interno piede di Zimaniak. Uguale risposta di Robotti. Tiro alto finale con il pieno collo del piede di Rivera. Losi, calcio interno collo. Azione di Rivera. Passaggio a Sivori con l'interno del piede a mezza altezza. Sivori restituisce nello stesso modo. Jugoslavia-Cile 0-1. Lunga serie di passaggi cileni con l'interno e l'esterno del piede. La palla sembra uscire sul fondo, ma Lionel Sanchez la recupera. Ancora un passaggio di interno e uno di esterno. Poi classica respinta al volo. Sforbiciata con il collo pieno del piede del mediano jugoslavo Markovic. L'azione cilena continua con nuovi passaggi effettuati con l'interno e con il collo del piede. Inghilterra-Ungheria, 1-2. All'attacco gli ungheresi. Fitta serie di passaggi tutti eseguiti con l'interno del piede. Tiro finale con il pieno collo dell'ala sinistra Fenivesi. Palla a Ticchi. Il numero 10 ungherese discende e segna con un tiro violento e carico di effetto. Palla colpita con l'esterno del piede. Pareggio inglese,
Il mediano Flowers segna sul rigore con un tiro di interno piede. Discesa del centroattacco ungherese Albert. Tiro tagliato in rete con l'interno del piede. Brasile-Cecoslovacchia 3-1. Il mezzo sinistro cecoslovacco Kadraba passa la palla con l'esterno del piede destro in un corridoio tra gli avversari. Esce in piena corsa Masopust, che segna calciando con l'esterno del piede. Sedicesimo del primo tempo, Amarildo pareggia per il Brasile. Rimessa, scatto, finta, tiro acrobatico con l'esterno collo piede. Gol quasi incredibile. Calciando di pieno collo, Vavà segna il terzo gol brasiliano. Il secondo, segnato di testa da Zito, lo vedremo nella prossima trasmissione.